La conversazione che stiamo per realizzare qui per il posto delle parole è una conversazione che ovviamente dividerà un po' il pubblico come norma quando si parla di questo argomento, ma nello stesso tempo unisce, perché lo sport, al di là del colore delle maglie, al di là delle proprie preferenze, è anche un vedere non solo il gesto sportivo più o meno epico, più o meno importante, ma è anche il racconto, partita dopo partita, evento dopo evento, di quello che è un paese, e in questo caso l'Italia. Aldo Agosti, buonasera. Buonasera. E benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare di un libro che lei ha scritto insieme con Giovanni De Luna, libro intitolato Juventus, storia di una passione italiana, dalle origini fino ai giorni nostri. Ed è un libro che è stato pubblicato dalla UTET ed è un libro che necessariamente dobbiamo conoscere e forse riconoscerci in questa storia. Ricordo che Aldo Agosti è professore emerito di storia contemporanea all'Università di Torino, mentre Giovanni De Luna, ha insegnato storia contemporanea all'Università di Torino. Anzitutto, Aldo Agosti, questo libro verrà raccontato venerdì 2 ottobre alle ore 21 a Racconigi, è uno dei primi appuntamenti di un nuovo festival, di un nuovo progetto culturale firmato Progetto Cantoregi, e il festival si chiama Cuneiforme. E in questa diversità di forme, di espressioni, di gesti, quindi anche sportivi, il raccontare questo libro è un momento importante. Venerdì 2 ottobre indagherete sulla passione per il calcio, per la propria squadra, questa relazione, come dite voi, che dura una vita. Ma come mai lei e Giovanni De Luna avete deciso di scrivere questo libro a quattro mani, Aldo Agosti? Abbiamo deciso di scriverlo a quattro mani perché ci conosciamo da più di mezzo secolo, siamo molto amici, e una delle cose che ha sempre cementato la nostra amicizia è la comune passione per la Juventus. Al tempo stesso abbiamo deciso di provarci perché, come abbiamo esplicitato nell'introduzione, la sfida per uno storico era quella di tentare di storicizzare appunto una passione, cioè di parlare in termini professionali e applicando i nostri strumenti, i nostri metodi di ricerca, anche la nostra deontologia professionale, a un argomento che ci appassiona e che ci ha sempre profondamente appassionato. In fondo non è tanto diverso che scrivere in termini il più possibile storici, seri e rigorosi di una passione, vorrei dire, anche se certamente è un po' diverso, politica, civile o religiosa, ecco. Sicuramente tocca quegli argomenti, la scelta della fede, no? La fede del calcio. Poco fa, Aldo Agosti, noi avevamo un altro storico ospite, Franco Cardini, che ha ragionato molto sul senso del passato, per sviluppare un progetto oggi come oggi, in questa crisi che ci sta attraversando, è quanto mai necessario. Ecco, io le pongo questa domanda: quanto dal calcio, come l'avete raccontato voi, noi possiamo capire il senso di un paese? Forse è una domanda come dire troppo ambiziosa, nel senso che non so se dal calcio si possa veramente capire il senso di un paese. Certamente quello che si capisce da un'indagine storica su un pezzo di storia del calcio è che il calcio è una parte importante e è diventato sempre più una parte importantissima e pervasiva della storia della società di un paese, di una società contemporanea. E naturalmente prendere in considerazione una società, una squadra, una vicenda che è centrale nella storia del calcio, in qualche modo ci aiuta anche a vedere la storia del paese. Noi abbiamo applicato un particolare metodo
E abbiamo perso il segnale con Aldo Agosti. Ci sente ancora Aldo Agosti? Io la sento ancora. Ecco, stava dicendo del particolare metodo. Aspetti. Prego. Abbiamo forse un problema di linea che non ci permette di continuare. Vediamo subito di fermare la comunicazione e riprenderla. Succede che a volte le linee cadono per chissà quali problemi. Stava raccontando Aldo Agosti che dovrebbe essere adesso di nuovo in linea, vero? Sì, ci sono. Ecco, bene, forte e chiaro. E stava raccontando ai nostri ascoltatori di questa Juventus? Le stavo dicendo, la nostra indagine, un'indagine appunto che da storici, ha applicato una specie di metodo per centri concentrici. Noi siamo partiti dal cerchio più ristretto, che è la storia di una società sportiva che abbiamo seguito fin dai suoi esordi alla fine del secolo XIX, quindi in una fase in cui era ancora una società totalmente amatoriale, fatta di studenti. L'abbiamo seguita in tutto il suo percorso, man mano che è diventato anche una parte importante, soprattutto da quando è diventata proprietà della famiglia Agnelli, e attraverso questo metodo dei cerchi concentrici abbiamo seguito la storia appunto di una società, la storia di una città, Torino, che è naturalmente agli inizi soprattutto strettissimamente legata, e lo è rimasta malgrado tutto, vorrei dire, per un secolo e più, per 110 anni, e la storia del paese in generale, che poi appunto a più riprese interferisce ovviamente sia con la storia della società Fiat, sia con la storia di Torino, sia in qualche modo anche con la storia del calcio. Io vorrei dire che l'importanza della storia del calcio, l'importanza del calcio nella società, ha avuto un momento, come dire, di verifica anche drammatica, se si vuole, importantissimo, proprio durante la crisi recente, nei momenti del lockdown. C'è da chiedersi come mai uno degli interrogativi più assillanti che ricorreva in tutti i sommari di telegiornali, in tutte le pagine dei quotidiani, fosse quello: quando sarebbe ripreso il campionato di calcio, se sarebbe ripreso e con che modalità. Questo è un elemento di riprova importante. È un elemento di riprova perché dà il senso da una parte del divertimento, perché ci vuole anche, ma anche dal senso di quanto la società debba continuare nella sua normalità o cosiddetta normalità, come possiamo dire adesso. Ma quanta strada ha fatto la squadra della Juventus da quando si è ritrovata con alcuni amici, una società sportiva studentesca, con il pallone cucito da un calzolaio. Storia o leggenda che sia, non importa, ma questo è l'inizio. Nel caso direi anche storia, nel senso che esistono elementi di riscontro oggettivi, cioè la testimonianza di uno di quelli che fu il fondatore della società, il suo primo presidente, Enrico Campori. Poi la strada è stata naturalmente una strada lunghissima e molto complessa, come lo è stata la strada della storia dello sport professionale nelle società contemporanee. In particolare in Italia questa storia direi comincia soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale. Prima siamo al livello di un fenomeno appunto amatoriale, dilettantistico, interessante, che contiene elementi significativi di storia di quella che si chiama la sociabilità, no? Cioè appunto il modo di stare insieme della gente, e da questo punto di vista studiare la storia di un club sportivo è interessante. Ma poi diventa la storia anche di un'impresa, perché non c'è nulla da dire, da quando gli Agnelli ne assumono la direzione nel 1923 con Edoardo, il figlio del senatore Giovanni, e il calcio è già diventato per tutta una serie di forze ascendenti dell'imprenditoria italiana di allora un affare, un'impresa, una scommessa economica importante. Ricordiamo che in quegli anni o poco dopo ci entrano anche altri
grandi industriali, da Pirelli a un industriale come Cinzano, Marrone Cinzano per il Torino, e l'elenco potrebbe allungarsi. E così venne costruito quello che si chiamava, e forse si chiama tuttora, ma su questo potremmo dibattere a lungo, lo stile Juventus. Ecco, per chi non lo conoscesse, in che cosa consiste o consisteva questo stile? Ecco, mi sembra appropriato usare i due tempi, consiste e consisteva. Oggi non consiste, secondo me, in niente di particolare, oppure forse soltanto in una, come dire, capacità manageriale che sembra non essersi mai completamente perduta della società, di imporre certe regole, una certa disciplina al suo interno. Una volta era qualcosa di più, forse, o è stato naturalmente anche coltivato come autorappresentazione, si può dire, nel senso che sottointendeva un certo spirito di aristocratico distacco, di fair play quasi ostentato nei confronti di passioni sportive troppo accese che venivano dipinte come caratteristiche della provincia, in questo caso, e insomma e direi anche in un altro aspetto che poi ha preso forse il sopravvento già negli anni 30, nel periodo del quinquennio. La Juventus era in fondo l'espressione di una squadra che funzionava in maniera simile a una fabbrica fordista, dove ogni ingranaggio era al suo posto, dove la mente dell'imprenditore era fondamentale nel progettare l'esito del progetto, e poi tutti i meccanismi funzionavano di conseguenza. Questo fu molto sottolineato negli anni dei primi 5 scudetti consecutivi, dal 30 al 35, no? E fu un elemento molto sottolineato anche dalla stampa sportiva, che in quegli anni cominciava a diventare una voce ascoltata, letta e importante per gli italiani. È una squadra, la Juventus, che sicuramente incide e ha inciso nel mondo del calcio, come si chiamava una volta, del football, questa definizione che poi stranamente oggi che il nostro eloquio si arricchisce sempre di più di parole inglesi, la parola football l'abbiamo persa, parliamo di calcio. Come mai, secondo lei, Aldo Agosti? Le confesso che non sono sicurissimo che questo sia un esclusivo portato quel tentativo operato dal fascismo di italianizzazione del linguaggio sportivo in modo particolare, ma non solo. Lei pensi che i taxi si chiamavano autopubbliche e i toast o i sandwich tramezzini e via dicendo. In realtà credo che l'uso del termine calcio sia entrato in vigore anche prima. Di fatto è un elemento che è diventato dominante. Noi adesso abbiamo perso gran parte della terminologia sportiva originale in inglese. Sopravvivono alcune cose, ma pochi dicono penalty. Qualcuno dice corner, si dice piuttosto rigore o calcio d'angolo, no? Sicuramente, poi l'importante è che ci siano le accese discussioni su tutto quanto succede, perché poi l'obiettivo è quello. Ma in che modo, lei ce l'ha già un po' anticipato, in che modo possiamo storicizzare una passione, Aldo Agosti? Studiandola in tutti i suoi aspetti, cioè studiandola sotto l'aspetto dell'oggetto che la passione ammira, in questo caso una squadra di calcio, una competizione sportiva, studiandone i risvolti diversi, perché le passioni
hanno molto spesso due facce, no? La passione consiste di amore e di odio, di fascino e di avversione, e questo è certamente vero per la Juventus. Quanto più una squadra è vincente e attraverso questa sua attitudine, diciamo, a vincere, acquista un seguito sempre maggiore a livello nazionale, come per la Juventus avvenne soprattutto negli anni 30 in una prima fase, ma poi altrettanto fortemente, direi, nella fase della profonda trasformazione della società italiana tra la metà degli anni 50 e la fine degli anni 60, allora tanto più diventa anche oggetto di odio, di avversione, di invidia, di sospetto, di tutti questi aspetti che sono anche l'altro aspetto della passione. Secondo lei, restituire la Coppa dei Campioni in quella tragica notte dell'Eisel, dove ci furono 39 morti, che senso avrebbe? Ma oggi non avrebbe comunque più alcun senso, e penso che non sia assolutamente un'iniziativa pensabile. Penso che nel momento in cui avvenne, o negli anni immediatamente successivi, la questione poteva anche porsi, nel senso che persino alcuni tifosi juventini, come dimostrano delle lettere che noi abbiamo ritrovato, in questo caso un rarissimo esemplare di documenti ritrovati nell'archivio della Fiat, che per il resto è abbastanza muto, anzi è totalmente muto per quanto riguarda la storia della Juventus, come questi documenti appunto dimostrano, alcuni tifosi juventini scrissero a Gianni Agnelli indirizzandogli un appello in questo senso, però la risposta di Agnelli era in fondo inappuntabile, cioè non era, questo sarebbe potuto essere dal punto di vista del fair play sportivo un gesto notevolmente significativo, ma sarebbe stato anche una mancanza di riguardo nel rispetto di tutti i tifosi che avevano profondamente partecipato alla passione, in questo caso al dolore di quella notte terribile dell'Eisel. In quel momento lo stesso avvocato Agnelli parlò dei nostri morti, è difficile dimenticare che poi molti di quei corpi che furono vittime di quella terribile serata furono avvolte nelle bandiere della Juventus, cioè si era intessuto un legame troppo stretto fra l'evento anche tragico e il suo obiettivo risultato, una vittoria, certamente una vittoria che non è uguale a tante altre, per potersene poi separare. Venerdì 2 ottobre alle ore 21 alla Società di Mutuo Soccorso Racconigi, nella nuova sede tutta da vedere, gli storici Giovanni De Luna e Aldo Agosti indagheranno sulla passione per il calcio partendo dal libro Juventus, storia di una passione italiana, pubblicato da UTET. Adesso, visto che siamo fra juventini, possiamo chiudere la nostra conversazione. Chi vincerà il campionato, Aldo Agosti? La Juve, naturalmente. Basterà comunque aver comprato questo nuovo Morata, nuovo per modo di dire, perché è un felice ritorno. No, nuovo per modo di dire. No, onestamente non so se basterà, e naturalmente, come ogni tifoso che si rispetti, sono scaramantico, e quindi mi pare che naturalmente non si può vendere la pelle dell'orso non molto dopo averlo ammazzato. Allora le chiedo, come l'abbiamo cominciato? Come l'abbiamo cominciato questo campionato con Pirlo? Abbiamo cominciato bene, questo mi sembra di poterlo dire, nel senso che Pirlo personalmente, certo, è da mettere totalmente alla prova, può andare bene o andare male, ma certamente è una persona che dà il senso di un grande equilibrio, e la prima partita che abbiamo visto giocare alla Juventus è stata una partita abbastanza promettente, ecco, direi più promettente di quelle che abbiamo visto giocare nelle prime giornate alla Juventus di Sarri. Da
Io poi, guardi, come tifoso nato negli anni, nato alla passione sportiva negli anni 50, considero sempre che la chiave di tutto è la difesa, e quindi già aver vinto 3-0 senza prendere gol mi sembra una cosa molto importante. Un bel passo avanti. Prima di salutarci, Aldo Agosti, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni ho appena finito di leggere un libro che mi è molto piaciuto e che in qualche modo può anche collegarsi a questa storia, che è quello di Gian Arturo Ferrari, che è un grande imprenditore del libro, così come molti sanno, che ha scritto Ragazzo Italiano, edito candidato al premio Netflix. Strega. È stato uno dei candidati al premio Strega, è entrato nella cinquina, e il libro è molto bello perché Ferrari è un mio e anche di Giovanni De Luna, perché siamo coetanei, Giovanni e io, quindi lo siamo con lui, che è di un anno dopo di noi, e racconta una storia di una infanzia e di un'adolescenza che può avere elementi comuni con la nostra, almeno alcuni comuni. Lui non parla di passione sportiva, ma in molti aspetti della cultura materiale, Ma è un della romanzo ricco di psicologia. passione, è un È un romanzo romanzo veramente ricco ricco di di passione, passione, tanto. esattamente, Grazie, esattamente. grazie davvero Grazie Aldo a lei, Agosti, buona serata. arrivederci, buona serata.